Gabriele Cortopassi, aprireunbar.com. Siamo qui con Edoardo del Bubba Bar, un bellissimo locale vicino a Gallipoli, un bar di quelli soprattutto estivi, anzi soltanto estivi. Infatti Edoardo mi racconta che sta aperto soltanto per 2 mesi all'anno, ma in quei 2 mesi si corre come pazzi. Per cui da lui vogliamo farci proprio raccontare le dinamiche tutte particolari che sono in un bar che appunto lavora soltanto d'estate, soltanto per 2 mesi. Edoardo, ci raccontavi che il problema principale probabilmente è quello di trovare del personale. Serve tantissimo personale, ma per un mese soltanto, e a volte soltanto per pochi giorni, per cui bisogna correre e riuscire un po' anche a convincere questi ragazzi a lavorare disperatamente soltanto per pochi giorni. Un po' di aneddoti, un po' di storia di questo percorso. Certo, aprire un bar al mare sicuramente non è come un bar annuale perché comporta appunto la concentrazione di lavoro tutto in poco tempo. Appunto la difficoltà, come dicevi tu, è quella di dover garantire del lavoro a dei ragazzi che... Che normalmente non lo fanno, altro, Certo, ecco. soprattutto dei ragazzi che devono essere ben preparati e sapere a cosa vanno incontro, cioè a pulizie continua gente che entra nel locale, gente che arriva a tutte le Quindi ore, ritmi stressantissimi. soprattutto nella zona dove sono io, perché comunque Gallipoli, essendo una meta appunto turistica, soprattutto per quanto riguarda discoteche e divertimento, racchiude tutti questi ragazzi vogliosi di divertirsi. Senti, a volte il problema è appunto quello di reclutare dei ragazzi che lavoreranno soltanto pochi giorni. Mi raccontavi anche delle difficoltà burocratiche di fare questo. Certo, soprattutto perché lo Stato italiano in questo momento proprio non ci aiuta. Faccio un esempio pratico, perché magari durante la settimana di Ferragosto può succedere un qualsiasi incidente, infortunio, quello che è, e non c'è fisicamente la possibilità di poter assumere in poche ore, in poco tempo, un rimpiazzo, perché tu devi andare dal consulente, aprire una nuova posizione INPS, quindi servirebbe una maggiore elasticità, diciamo. Serve circa 48 ore, mi dicevi, il 15 agosto non ci sono 48 ore per fare questo. Assolutamente, soprattutto non, anche trovare poi le persone, un backup. Un minimo. Senti, addirittura mi raccontavi che una volta avete assunto un vostro cliente. Certo, e soprattutto poi era lo scontrino numero uno, è stato lo scontrino numero uno, da quel giorno lui è venuto ogni giorno, veniva ogni giorno, e io mi sono ritrovato a un certo punto di agosto che non sapevo come andare avanti con le tazzine perché ero sempre lì sporco e riuscivo a starci dietro. È venuto 2 settimane, è stato lì e ci ha dato una mano ed è stato fondamentale l'inserimento di questa Senti, era un persona. cliente locale oppure era un Sì, turista? rigorosamente, un cliente locale che stava lì e soprattutto abitava lì di fronte, si era anche proposto di fare il guardiano del locale. Ok, senti, fra gli altri aspetti che caratterizzano questi lavori tipicamente estivi, cosa mi racconti? Quindi cosa cerca il cliente soprattutto in questo tipo di strutture? Sicuramente per quanto riguarda il mio bar, che è un locale molto di passaggio, il cliente cerca rapidità, in realtà può cercare qualsiasi cosa. Ti faccio un esempio, perché molti clienti si svegliano alle 7 del mattino, molti clienti si svegliano a mezzogiorno, molti clienti si svegliano alle 5, quindi bisogna cercare di A 5 del avere... pomeriggio addirittura. Certo, il ragazzo che torna dal samsara. Quindi insomma bisogna cercare di soddisfare, diciamo, un po' tutto, devi cercare di avere la brioche al pomeriggio. Infatti mi ricordo che ad agosto le ultime sfornate si facevano a mezzogiorno, l'una, quindi Succedeva. all'una di pomeriggio le persone possono andare a chiedere la brioche con un toast. Quindi devi Facilmente. cercare di soddisfare un po' tutti. Senti, l'accusa che molto spesso i clienti fanno a queste strutture estive è quella di spennare un pochino i clienti dal punto di vista del prezzo. Cosa ci puoi dire, non della tua struttura, ma in generale delle dinamiche di prezzo, appunto, che sono del mese d'agosto, di quei bar che lavoreranno un mese all'anno? Beh, c'è da dire che purtroppo concentrandosi il lavoro in soltanto 2 settimane ci si ritrova a dover fronteggiare orde di clienti e quindi automaticamente l'amore di lavoro, il personale da assumere aumenta e automaticamente le mie spese aumentano. Quindi io finché ci sono stato dentro non potevo capire quali realmente potevano essere le difficoltà di chi si ritrova a essere soffocato dal lavoro. Automaticamente se dei prezzi aumentano in agosto, in parte io mi sento di giustificare questa cosa, diciamo, perché se tu rimani con i prezzi che hai a luglio, automaticamente non puoi arrivare a coprire tutte le spese di agosto, ecco. Capisco. Senti, tanti ragazzi a lavorare dentro, probabilmente però la persona che lavora di più è proprio il proprietario. Ma quanto lavoravi? Beh, sono arrivato anche a 18, 19, 20 ore al giorno. Il tutto per 20 giorni, probabilmente. Avevo una brandina nel laboratorio per poter Riuscito cercare di chiudere l'unghia. occhio, ma stando sempre lì, vigile. A metà strada. Arrivato a settembre sei svenuto. Chiaramente, non volevo, cioè, volevo solo starmene lì sul mio Dicevo che c'avevi divano. gli incubi. Sognavo i clienti, che però comunque io ringrazio perché chiaramente sono anche quelli che ci danno
Ci fanno rimanere in piedi. Senti, per cui siamo lì. Senti, se il prossimo anno volessimo essere parte di quest'ordine, dove possiamo trovarti? Mi potete trovare al Bubba Bar a Mancaversa, in Pressi di località Gallipoli, quindi. pressi di Gallipoli, immediatamente sotto Gallipoli. Perfetto. Edoardo, ti ringraziamo e speriamo che tanti altri che stanno coltivando il sogno di aprire un locale estivo possano vedere il mare un po' da lontano. Forse ci potranno andarci soltanto a settembre, ma avranno comunque la fortuna di avere una mole di lavoro così vasta come quella di Edoardo. Grazie.